Molto probabilmente ci vedremo anche l'anno prossimo. E senza ulteriore indugio chiamo il compagno Alessandro Giardiello della direzione nazionale di SCR a salutarvi con un discorso sulla necessità del Partito Comunista Rivoluzionario. Prego Alessandro. Grazie Roberto, buonasera compagni, amici. Le feste rosse, le feste comuniste si collegano a una tradizione importante del movimento comunista in Italia che noi vogliamo far rivivere. Mai come in questo momento c'è necessità dei comunisti in questo paese, mai come in questo momento i lavoratori sono stati abbandonati dalle loro organizzazioni. Io vorrei partire in questo mio discorso ricordando Satnam Singh, questo lavoratore indiano, bracciante, e mostrare tutta la mia indignazione per quella che è la condizione dei proletari oggi in questo paese. Una macchina ha lacerato il braccio di questo lavoratore e non hanno saputo far di meglio, invece che portarlo in un pronto soccorso, che gettarlo sotto casa, mettere il suo braccio in una cassetta di frutta e lasciarlo morire. Noi abbiamo avuto molti omicidi sui luoghi di lavoro nell'ultimo anno ed è una tragedia alla quale le organizzazioni sindacali non hanno saputo dare le risposte che sarebbero necessarie. Come tutti sapete, la CGIL ha organizzato dei referendum contro i subappalti in cui non si dà una risposta a quella che è la condizione pietosa. Penso alla morte di 5 lavoratori a Firenze che stavano costruendo Esselunga. 2 di loro non avevano un contratto regolare. Abbiamo visto persone di 74 anni morire sul lavoro, lavoratori che non hanno neanche il riconoscimento dei più elementari diritti che pure i nostri poveri contratti prevederebbero. Ci sono circa 1 milione di lavoratori oggi che hanno un salario, contratti firmati dalle organizzazioni sindacali che sono al di sotto dei 9 euro all'ora. Il movimento comunista, dicevo, ha grandi tradizioni in questo paese. Io salto sulla sedia quando si parla dei totalitarismi del Novecento, quando si mette sullo stesso piano i fascisti che hanno imposto una dittatura per oltre 20 anni in questo paese e chi invece ci ha liberato da quella dittatura. Oltre il 90% dei partigiani e dei gappisti erano compagni, erano comunisti. Poi qualcuno ha deciso di fargli mettere una coccarda tricolore e di riportare al governo personaggi come Badoglio e come i democristiani, come i liberali, che a suo tempo avevano spianato la strada ai fascisti. Ma quei compagni erano lì perché pensavano di cambiare il mondo, pensavano di aprire la strada a una società diversa, pensavano di fare come in Russia. Dei dirigenti che si sono mostrati inadeguati hanno deviato quelle mobilitazioni, hanno deviato la resistenza. Io vorrei ricordarvi che nel sud Italia c'è un bellissimo film di Nanni Loi, un popolo praticamente a mani nude, il popolo napoletano, ha liberato la città di Napoli dall'esercito fascista. E a quelle tradizioni che ci vogliamo richiamare. Sicuramente noi siamo, chi ci conosce sa che noi siamo un'organizzazione critica con lo stalinismo. Pensiamo che comunismo sia la libertà per ogni lavoratore, per ogni sfruttato, di poter decidere del proprio
futuro. Ci richiamiamo alle tradizioni democratiche, ma non quelle della democrazia borghese, quella della democrazia operaia, quella che ha vissuto nei momenti più alti della lotta di classe in questo paese. Oggi abbiamo al governo, non so se avete seguito l'inchiesta di questi giorni su questo giornalista che si è infiltrato nei giovani del partito della Meloni. Abbiamo i nipotini di quel regime, i nipotini del fascismo che sono al potere. Tuttavia la Meloni è arrivata al governo e sta portando avanti le politiche del grande capitale, sta portando avanti quello che gli chiede l'Europa, quello che gli chiedono gli Stati Uniti, lo abbiamo visto con l'invio delle armi in Ucraina. Tra parentesi, gli ucraini non vogliono combattere più, quella guerra l'hanno già persa e non hanno nessuna volontà di continuare a combattere. Quel governo non è legittimo, è già scaduto il mandato di Zelensky e non ci sono state elezioni e ci sono 17 partiti, tra cui il Partito Comunista Ucraino, che sono stati messi fuori legge. La Meloni continua a inviare armi così come continuano a inviare armi gli Stati Uniti. L'altra sera c'è stato un dibattito pazzesco tra Biden e Trump in cui giocavano a chi era più rimbambito. Io credo che questo sia un po' il simbolo di quello che è il declino degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che sono stati la principale potenza imperialista e che oggi sostengono la guerra in Ucraina, hanno sfondato più volte il debito federale per continuare a mandare armi, sostengono quel pazzo di Netanyahu, scusate, non è un pazzo, è un genocida, hanno ammazzato 40.000 palestinesi e noi abbiamo sostenuto e sosteniamo la resistenza palestinese e non diciamo che cessino le armi, perché le armi continuano ad essere utilizzate contro il popolo palestinese. La nostra parola d'ordine c'è lì, in quel manifesto: intifada fino alla vittoria. Solo con la mobilitazione, quando ci fu l'intifada nell'87-88, è stato messo in difficoltà il regime sionista, che è un regime reazionario, che però viene sostenuto dalle cosiddette democrazie occidentali. E l'Italia è il secondo paese che manda armi a Israele. Leonardo manda armi a Israele, il nostro governo manda armi a Israele e Crosetto, il ministro della difesa, vuole aumentare le spese militari. Peraltro lui era anche uno dei padroni, dei venditori di armi di questo paese. A tutto questo noi ci vogliamo ribellare. Nel 2008 è cominciata una delle crisi più profonde del sistema capitalista. Marx le chiamava crisi di sovrapproduzione. Il sistema capitalista è un sistema fantastico. Nella storia noi abbiamo sempre visto che i sistemi entravano in crisi quando c'erano carestie, quando c'era penuria di beni. Il capitalismo è un sistema che entra in crisi di sovrapproduzione. Cosa vuol dire? Produce quello che non può vendere. C'è una condizione di concentrazione enorme della ricchezza in poche mani. Ci sono 8 capitalisti nel mondo che detengono una ricchezza che è equivalente a quella della metà del pianeta e milioni di persone che vivono in condizioni inaccettabili. Si dice che in Italia c'è stato un aumento dell'occupazione. I lavori che ha creato la Meloni sono i lavori come quello che ha trovato mio figlio. Ha avuto 4 contratti rinnovati nel giro di 10 mesi e poi verrà mandato via non appena ci sarà il 5º contratto, che per legge è l'ultimo che possono fare. Sono contratti part-time,
L'80% dei contratti part-time in questo paese non sono contratti richiesti, sono contratti imposti, dove formalmente il tuo orario di lavoro è di 20 ore e poi lavori 30, 35, 40 ore, dove non ti riconoscono le ferie. L'altro giorno era una mobilitazione con i compagni dell'UPS e una delegata che era stata licenziata, e poi i nostri compagni sono riusciti a farla riammettere, mi diceva che non esistono le ferie per loro. Stiamo parlando di lavoratori che un contratto ce l'hanno. Quando sono state conquistate nelle grandi lotte degli anni 70, nell'autunno caldo, tutta una serie di diritti: il diritto all'assemblea, le 40 ore a parità di salario, il diritto alle ferie, tutta una serie di diritti li stanno smantellando giorno dopo giorno. Noi li dobbiamo cacciare via. Meloni, vattene. Abbiamo cominciato a dirlo dalla settimana dopo che era salita al potere. Però una domanda ce la dobbiamo fare: perché la Meloni è arrivata al governo? Perché la Le Pen rischia di vincere le prossime elezioni in Francia? Perché alle ultime elezioni europee abbiamo visto una crescita delle destre in Spagna, in Portogallo, in Austria, in Germania? Quando ci domandiamo questo, dobbiamo vedere che cosa hanno fatto le sinistre in Italia e in Europa. In Italia la maggior parte delle privatizzazioni sono state fatte dai governi di centrosinistra. Le leggi più dure contro gli immigrati sono state fatte dal governo di centrosinistra, la Turco-Napolitano. La legge più pesanti contro i precari sono state fatte dal centrosinistra in questo paese. La Meloni era l'unica che si è opposta al governo Draghi, aveva un partito del 3%. Sono stati i dirigenti riformisti che l'hanno portata al 30%. Però dobbiamo anche capire, quando si parla del governo più a destra della Repubblica, abbiamo avuto tanti governi di destra in questo paese, abbiamo avuto regimi, abbiamo avuto il governo Tambroni. Sapete, il governo Tambroni era un governo in cui il Movimento Sociale sosteneva un esponente di destra della Democrazia Cristiana, e la risposta è arrivata dalle piazze, la mobilitazione di Genova, la mobilitazione di Reggio Emilia. Abbiamo avuto almeno 5 tentativi di colpi di Stato in questo paese, abbiamo avuto lo stragismo. La destra è sempre esistita, ma dall'altra parte avevamo anche il partito comunista più radicato al mondo, avevamo la classe operaia più combattiva al mondo. Se noi guardiamo a quelle che sono state le mobilitazioni degli anni 60 e 70, per combattere la destra è necessario che si torni a convocare la mobilitazione della classe lavoratrice. È necessario che i sindacati tornino a convocare degli scioperi generali in questo paese, non solo a fare dei referendum, perché nei referendum l'abbiamo già preso nell'84, quando venne cancellata la scala mobile. Nei referendum votano tutti, votano anche i preti, le suore, su quelle che sono le condizioni dei lavoratori di questo paese. Quando c'è stato un avanzamento è stato attraverso la mobilitazione, mai per via parlamentare. È solo il movimento operaio che può schiacciare il fascismo, che può schiacciare la reazione. È necessario convocare degli scioperi generali, e noi riteniamo che sia necessario costruire un partito comunista. Un partito comunista rivoluzionario che si organizza con i comunisti in tutto il mondo. Noi abbiamo fatto una grande riunione a Marina di Massa, alla quale hanno partecipato in presenza circa 500 militanti di 40 paesi e collegati altri 7.000 militanti, lanciando una nuova internazionale comunista. Perché il capitalismo è un sistema mondiale e deve essere mondiale la risposta. Abbiamo iniziato a lanciare dei partiti comunisti, per esempio in Gran Bretagna, dove abbiamo una candidatura alle elezioni. Lì esiste un sistema uninominale. Abbiamo scelto un collegio di proletari, di 2/3 musulmani, e abbiamo presentato una candidata che sta centrando la sua campagna a sostegno della lotta del popolo palestinese.
e ci sono stati oltre 400 militanti da tutta la Gran Bretagna che si sono resi disponibili a sostenere questa campagna. E lo faremo anche qua in Italia. Il 23 novembre io invito tutti i presenti, i compagni, a partecipare a una grande assemblea che stiamo organizzando a Roma per lanciare il Partito Comunista Rivoluzionario. Siamo cresciuti molto, siamo cresciuti tra i giovani, siamo cresciuti tra i lavoratori e una cosa ve la dico sul nostro partito. Noi diciamo sempre la verità ai lavoratori, anche quando è spiacevole. E diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. E un compagno della nostra organizzazione, ce ne sono stati tanti che sono stati licenziati, hanno perso il posto di lavoro, non è mai stato abbandonato dall'organizzazione. Non ci siamo mai girati dall'altra parte. È necessario costruire un partito, perché da soli siamo niente. Siamo carne da macello. Ma uniti in un partito possiamo creare quell'alternativa che oggi è più che mai necessaria. Il capitalismo non è in grado di dare risposte, è un sistema in crisi, è un sistema marcio, è un sistema decrepito. Sta a noi buttarlo giù. Leggevo l'altro giorno una ricerca di un gruppo di studio svizzero, peraltro la Svizzera oggi ci ha bastonato, e questi sono degli studiosi, che dicevano che nel mondo ci sono 400 multinazionali che controllano l'economia. Noi abbiamo una parola d'ordine molto semplice: nazionalizzare queste 400 imprese e metterle sotto il controllo dei lavoratori e farle produrre in un'economia pianificata, controllata democraticamente dai lavoratori. Daremmo la piena occupazione. Potremmo ridurre l'orario di lavoro a 20, forse a 15 ore, non a parità di salario, aumentando i salari dei lavoratori che sono stati falcidiati dall'inflazione. Se noi togliamo di mezzo il profitto, ci sarebbero anche le risorse per salvare il pianeta, che è malato. E solo così si potrebbe abbandonare il fossile e fare una politica seria per le energie alternative e soprattutto dare un futuro ai giovani. Bandire le guerre dal mondo, non, i riformisti si affidano al Papa, insufficiente mi verrebbe da dire. Non è certo il Papa che risolverà il problema dello sterminio che si sta producendo in Palestina, della guerra. Ci sono oltre 35 focolai di guerra nel mondo, perché il capitalismo quando entra in crisi fa le guerre. Perché è un modo per risolvere la sua crisi di sovrapproduzione, è un modo per aumentare i profitti. Possiamo farla finita con tutto questo, compagni. Non abbiamo paura di definirci comunisti. Riteniamo che Marx sia stato il più grande filosofo e politico che si sia mai conosciuto e oggi, se volete leggere un libro veramente attuale, aprite il Manifesto. È stato scritto 180 anni fa. Non c'è libro più attuale del Manifesto del Partito Comunista. E tutte le risposte che Marx ha dato nel Capitale ce le abbiamo di fronte oggi. Dopo la guerra in molti hanno provato a dire Marx si era sbagliato. Nel 2008, con la crisi di sovrapproduzione, si è visto che Marx aveva ragione, che Lenin aveva ragione nell'imperialismo e il ruolo che hanno ripreso a svolgere gli stati economico, politico e militare, che noi comunisti abbiamo ragione. Tutti a Roma il 23 novembre, compagni, hasta la vittoria sempre.